Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video organizzativo, chiamiamolo così, voglio farvi vedere tre idee o tre preparazioni che vado a realizzare molto molto spesso e che ho sempre a portata di mano in congelatore. Sono tutte quante cose che utilizzo per cucinare e quindi non sono veri e propri piatti, vere e proprie ricette, ma da avere appunto a portata di mano sono davvero comodissime, io direi quasi indispensabili. Nello specifico nel video di oggi vedrete il dado congelato simile alla ricetta del dado che vi avevamo fatto vedere qualche tempo fa. Poi ho fatto il soffritto che è velocissimo da preparare ed è comodissimo da avere a portata di mano. Ed infine una cosa che ultimamente mi sta piacendo tantissimo, ovvero i cubetti di aglio e erbe aromatiche. Sono dei cubetti di olio e sono profumatissimi. Anche di questi avevamo fatto la ricetta simile per alcuni versi un po' di tempo fa, però in quel caso l'aglio lo andavamo a cuocere, in questo caso invece sono dei cubetti velocissimi, l'aglio infatti lo metto crudo e ce n'è molto di meno rispetto all'altra volta. Devo dire che così mi ci trovo molto meglio, sono più facili da realizzare e sono anche più gradevoli da mangiare, ovvio che se vi piace l'aglio potete metterne di più. Sono cose molto semplici che però secondo me nella quotidianità, soprattutto quando si va di fretta e si devono ingustosire velocemente i nostri piatti, fanno davvero comodo. Per il dado vado a cuocere al vapore tutte quante le mie verdure. Potete mettere le verdure che preferite, io qui sto mettendo le classiche, quindi il sedano, la cipolla, vado a mettere anche delle carote e come vedete vado a fare tutto quanto a pezzetti. Infine aggiungo anche una zucchina e posso mettere a cuocere. Una volta cotte vado a mettere le verdure all'interno del boccale di un frullatore, aggiungo i pomodorini secchi, dell'alloro, aggiungo anche le erbe aromatiche, sto mettendo del rosmarino che ci sta molto molto bene e dei funghi secchi. Aggiungo ovviamente il sale, ma senza esagerare, dato che il dado andrà in congelatore non mi serve come effetto conservante. E a questo punto posso chiudere e frullare tutto quanto bene. Dovrò frullare fino ad ottenere una purea molto molto omogenea. A questo punto possiamo versare tutto quanto all'interno di uno stampo per i ghiaccioli. Se ne avete uno in silicone è anche meglio perché poi li tirerete via con più facilità. Comunque, aiutandomi con una spatola vado a versare bene tutto quanto il composto all'interno. A questo punto mettiamo in congelatore. Passiamo ai cubetti di olio aromatizzato. Vado a schiacciare una testa d'aglio e prendo qualche spicchio. Il numero di spicchi va in base a quanto vi piace l'aglio. Io ne ho messi circa 4. Li vado a sbattere in un barattolino per eliminare la buccia. Questo è un metodo che ho visto in giro sulla rete e devo dire che funziona molto bene. Vado quindi a prendere anche le mie erbe aromatiche. Ho fatto un mix tra quelle che avevo sul balcone e metto tutto quanto all'interno del frullatore, quindi l'aglio insieme a tutte quante le erbette da cui tolgo i rametti più fibrosi e duri. A questo punto vado ad aggiungere l'olio, con l'olio abbondo perché saranno dei cubetti proprio di olio, quindi quando poi li andrò ad utilizzare userò quelli al posto dell'olio normale. E a questo punto non mi rimane che frullare bene e vado a frullare fino a che il composto non diventerà di un verde molto acceso e brillante e tutti i pezzettini saranno ben sminuzzati. Posso mettere tutto quanto anche in questo caso all'interno di uno stampino e possiamo mettere in congelatore. Passiamo quindi al soffritto. Anche in questo caso vado a tagliare a cubetti le verdure e le vado a mettere all'interno del solito boccale del frullatore. Vado a mettere il sedano, la carota e la cipolla, quindi il classico per il soffritto. In realtà questa non è proprio una cipolla ma è uno scalogno, devo dire che ci sta molto molto meglio. Possiamo quindi chiudere tutto e iniziare a frullare bene. Come prima è ovviamente importantissimo frullare fino ad ottenere un composto liscio liscio e molto omogeneo, non ci devono essere pezzetti di verdura interi.
e vado a mettere di nuovo tutto quanto nello stampo per i ghiaccioli. Utilizzo quello dove avevo messo il dado, perché mi era rimasto qualche spot libero, e mettiamo in congelatore. Ed ecco qui il risultato, questi sono i cubetti di soffritto dopo averli tolti dallo stampino. Guardate che carini, li ho messi all'interno di un contenitore. Questi invece sono i cubetti di olio che ho tolto dallo stampo in silicone, comodissimo lo stampo in silicone, ve lo straconsiglio. E questi infine sono i cubetti di dado che invece ho messo all'interno di una busta perché non avevo un contenitore che li riuscisse a contenere tutti. Vi do infine qualche idea per la consumazione, ad esempio i cubetti all'olio io li metto sempre insieme alle patate, quando le vado a fare arrosto sia in padella che al forno e riescono a profumare tantissimo, sono davvero comodissimi. Se vi piacciono i sapori delle erbe aromatiche e dell'aglio ve li straconsiglio. Il soffritto invece ovviamente potete utilizzarlo per la salsa o i sughetti fatti in casa, mentre il dado può essere utilizzato davvero in una miriade di ricette, dalle verdure al forno, polpette, polpettoni, sformati, davvero qualsiasi cosa, anche in questo caso i sughi e le salse vanno benissimo. Se avete delle idee simili, con preparazioni simili da conservare in congelatore, scrivetemele nei messaggi perché sono davvero molto curiosa di sperimentare qualcosa di nuovo. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!